prossimi tre, ovvero Ivano Marcorin, Fabio Paolini e Mauro Giannelli, che invito a raggiungermi. Allora, la parola a Ivano Marcorin del circolo Legambiente Pascotto Geretto, che ci parlerà. Marcorin. Marcorin, sì. Ah, Ho detto una L. no. Marcolin come il Marcorin. parcheggio. Il parcheggio Marcolin, no? Promotore di tende, cassiere. Ivano Marcorin ci parlerà di una esperienza particolare, ovvero la Green Station di Sanstino di Livenza, che ha raggiunto un anno di attività e quindi insomma, si può fare un piccolo bilancio. Prospettive future. Esatto, quindi se ci spieghi un po' che cosa è successo, che cosa pensate di fare. Buonasera a tutti, io rappresento il circolo Legambiente Pascotto Geretto del Veneto orientale, quindi siamo foresti qua, ringrazio Mauro per l'invito e ci siamo incontrati più volte per parlarne e la prospettiva è sempre di incrementare questi rapporti, arrivando finalmente a fare quest'anno la giornata che unirà le nostre due stazioni. Sono due progetti che riguardano degli ambienti simili, dei territori che possono essere comunque simili, che sicuramente sono legati, perché noi come Veneto orientale ci siamo in un'altra regione, ma le connessioni col Pordenonese sono veramente molte. Questa storia inizia appunto nel 2016. L'8 marzo viene firmato un comodato con RFI che ci mette a disposizione degli spazi a Sanstino di Livenza presso la stazione. E Sanstino è un piccolo comune, diciamo, nel Veneto orientale sicuramente non è il comune più grosso, quindi la scelta può sembrare curiosa. I motivi sono la sua posizione e quello che il territorio di Sanstino e del circondario può offrire. È un territorio che ha ancora un grande valore naturalistico, ci sono ancora ambienti e paesaggi molto diversi, con anche elementi di pregio, quali ad esempio numerosi boschi di pianura. Sappiamo tutti che la pianura Veneto-Friulana ha visto una graduale ma inesorabile scomparsa dei boschi e nel territorio del Veneto orientale ce ne sono però ancora alcuni anche di pregio, come per esempio il bosco di Lison e di Cessalto, che non sono mai scomparsi dall'epoca dei Romani, quindi hanno ancora tutta la biodiversità vegetale e per quanto riguarda anche i piccoli animali che sono le specie più sensibili, e i boschi di Bandizzole e Prassaccon di 120 ettari che sono comunque un elemento per la dimensione molto importante. È un contesto territoriale che ha l'unico parco della provincia di Venezia, l'unico parco regionale, che è quello appunto dei laghi di Cinto, del fiume Lemene e del fiume Reghena, e che come vediamo in questa locandina è già collegato al territorio di Sanstino di Livenza. Un territorio di pregio dal punto di vista del vino, che qua è molto apprezzato visto che siamo l'unico convegno con il vino per i relatori, la zona ad hoc Lison Bramaggiore, quindi che si inserisce in un contesto di pianura di antica bonifica, quindi un paesaggio che ha un certo valore e una certa cultura e storia per quanto riguarda questa particolare coltura e cultura. Dalla parte opposta rispetto al territorio della Lison Bramaggiore abbiamo invece un ambiente di bonifica, un ambiente che è stato modellato nell'ultimo secolo e che presenta dei caratteri territoriali, sociali, storici che hanno comunque una loro importanza e un loro valore e che meritano di essere conosciuti e esplorati. Una piccola particolarità, visto che ne abbiamo parlato prima, una vecchia linea ferroviaria in disuso che in alcuni tratti è stata trasformata in pista ciclabile. Proprio in occasione della giornata delle ferrovie non dimenticate del 2016, 4 giorni dopo la firma del comodato, l'abbiamo ripercorsa per il tratto dove si può fare in bicicletta proprio sul sedime ferroviario, altrimenti muovendoci sulle strade che corrono ora a destra e ora a sinistra di questa vecchia linea ferroviaria. Siamo arrivati fino a San Vito al Tagliamento, partendo
dalla nostra stazione di Sanstino. Quindi un esempio di come la ferrovia, il suo recupero, se non come traffico di treni, ma come tracciato, è veramente importante per esplorare il territorio. È una pista ciclabile bellissima, ve la consiglio, nel tratto tra Motta e Annone, corre in mezzo ai campi, lontana da strade trafficate, tagliando proprio il paesaggio e permettendo di immergersi dentro questo paesaggio. Infine, per quanto riguarda l'aspetto culturale, il territorio circostante Sanstino, comunque il Veneto orientale, ha un grandissimo valore e tantissimi esempi di pregio che ripercorrono 2000 anni di storia che magari sono poco conosciuti anche per le stesse persone che qui ci vivono. E avere un punto di appoggio e un punto di partenza per esplorare il territorio permette di far emergere e di far conoscere queste cose, tutti questi elementi che abbiamo visto, a un sacco di persone. La presenza di una stazione che è un punto di appoggio per l'esplorazione dà un senso di appartenenza al territorio anche a chi ci abita e di questi luoghi non si era mai accorto, non aveva mai capito l'importanza. Sanstino è al centro di questo cerchio rosso, tutta quella rete che vediamo è la rete di percorsi che ci sono nel Veneto orientale. Quindi abbiamo due grandi direttrici, la linea ferroviaria, che non è una ferrovia non dimenticata, la linea ferroviaria Venezia Trieste è una delle ferrovie più importanti come asse per il nostro territorio, e la statale triestina, che lo stesso è la affianca, quindi da Venezia a Trieste. Questo territorio, come vedete, è tagliato da numerosi fiumi che incrociano l'itinerario della ferrovia e della statale, collegando la pedemontana, l'alta pianura, con il mare, e ognuno di questi fiumi ha il suo relativo percorso ciclabile, pedonale, da percorrere con cavallo oppure anche in canoa. Quindi gira Sile, gira Piave, gira Livenza, gira Lemene, gira Tagliamento e gira Laguna, invece, che li unisce tutti quanti percorrendo l'antica litoranea veneta. Quindi Sanstino, come vedete, è uno dei nodi di questa rete e quindi è in una posizione centrale per la scoperta e la fruizione di questi percorsi. Veneto orientale ha un turismo anche molto invasivo per quanto riguarda le coste, concentrato su una fascia di 500 metri lungo tutti i chilometri della costa e concentrato in una stagione. È il momento di spalmare questo turismo sia dal punto di vista temporale, quindi non usare i 3 mesi estivi del turismo balneare, ma estenderlo in primavera e in autunno, e estenderlo su un territorio più ampio per evitare il sovraffollamento e per arricchire quella che è l'offerta turistica di queste località. Da qui arriviamo alla nostra Green Station, quindi zoomiamo rispetto a dove eravamo prima nel Veneto orientale, qua siamo a Sanstino. Questo qua è la stazione, questi sono i binari, questa è proprio la stazione, questo è il grande parcheggio scambiatore, questo è l'edificio a fianco. Metà è un appartamento dato a un ex ferroviere, metà era appunto abbandonata. Questo è il fabbricato di cui parliamo, questa è la stazione. È una stazione che non è più attiva, c'è solo una sala d'attesa, la macchinetta per le merendine e la macchinetta per fare i biglietti. Niente di più, una persona arriva, parcheggia su questo parcheggio anonimo, prende il biglietto alla macchinetta e prende il treno. Non c'è nessun altro tipo di interazione e di rapporto umano. Una stazione che proprio quest'anno ha fatto 100 anni, come vediamo in questa foto qua sotto, del 1917. Il progetto ha previsto il recupero di questo fabbricato che era abbandonato, ricavandone diversi spazi: una stanza polifunzionale al pian terreno, un piccolo spazio per acquistare delle bici con anche una piccola officina, uno spazio per la cottura, per potersi cucinare. Al piano superiore ci sono un bagno, 2 camere con letti e un'altra stanza per riunioni o per attività varie. Questo è tutto quello che è successo nel 2016, tutti i lavori da quando è stato firmato il comodato a marzo fino a quando siamo riusciti finalmente a concluderlo. Questa era la situazione di partenza, quindi all'esterno un ambiente che era in ordine,
All'interno invece era questa la situazione da prendere in mano. Questi sono stati i lavori fatti dai nostri volontari del circolo. Ecco, faccio intanto una domanda, visto che anch'io sono una ciclista viaggiatrice. E per usufruire dei vostri servizi come funziona? Sì, ci sono i nostri contatti, abbiamo anche una pagina Facebook, quindi è possibile contattarci per prenotare, diciamo, la disponibilità e verificare che, insomma, sia disponibile. C'è sempre una persona per l'apertura, quindi per l'accoglienza. Ed è gratuito o a pagamento? No, c'è un piccolo pagamento, si parla di 15 euro, 18 euro a persona, secondo che uno sia tesserato o no Legambiente, e con disponibilità quindi tutti gli spazi, quindi cucina, letto con lenzuola e tutto quanto. A dicembre abbiamo inaugurato, quindi un anno fa, dicembre 2016, questo è il confronto per far capire dopo qualche mese di lavoro, insomma, il risultato è stato comunque soddisfacente per noi, per quello che si è riusciti ad ottenere con le forze di volontari che nei ritagli di tempo dal lavoro si sono dedicati a questo ambiente. Abbiamo messo giù il bagno, gli spazi comuni, questa è una delle camere, questa è la bici officina, appunto perché questo ambiente è pensato per i cicloturisti, e questa è la serata del taglio del nastro. Quali sono le finalità di questo luogo? Questo luogo è rivolto a chi vuole esplorare il territorio. È stato bello prima, in un intervento precedente, quando si è detto di trasformare i turisti in viaggiatori. Si vuole portare il territorio a conoscenza di chi arriva qui. Quindi l'esperienza del territorio, i luoghi del territorio, le persone e le curiosità. Quindi in questo posto qua è possibile sostare, si arriva in treno, si fanno 50 metri e si ha subito un posto da dormire e ripartire la mattina presto in bicicletta. Quindi un'attenzione a chi si muove con la mobilità sostenibile, quindi interscambio bici-treno soprattutto. E dentro questa stazione ci sono tanti dépliant, guide, e ci sono un sacco di quadri sullo sacrificio di Cece, quindi c'è una promozione del territorio che va oltre le spiagge e va oltre diciamo i biglietti automatizzati, cioè, si cerca di far incontrare le persone. E nella foto aerea avete visto, c'era un grande parcheggio scambiatore e basta, quindi era un non luogo, non c'erano incontri, non c'era un qualcosa di definito, erano spazi di riempimento, diciamoli. Si è voluto trasformarlo in un luogo quindi vissuto. Questo luogo, tra i suoi obiettivi, vuole portare l'attenzione su diverse tematiche, vuole portare la gente per parlare, quindi una serata, poco dopo l'inaugurazione, abbiamo fatto questa cena di solidarietà per i terremotati, quindi sono stati utilizzati i prodotti provenienti dall'area del sisma, e quello che è stato raccolto come offerta è stato devoluto poi al progetto La Rinascita al Cuore Giovane, che sosteneva giovani e imprese del territorio terremotato. Questa era appunto la nostra cucina della Green Station, e questo era l'ambiente esterno. Qua dietro vedete c'è il parcheggio, questa è la recinzione che separa dei binari. Qua siamo riusciti a creare un momento di convivialità che, oltre ad avere una finalità sociale per quanto riguarda il sostegno al terremoto, ha avuto una finalità sociale di far vivere questa zona qua. Appunto era una zona di margine, un po' degradata forse perché è poco non vissuta. Qua, se voi state qua la sera, passa macchina dei carabinieri ogni 10 minuti a fare il giro di ronda, e ne abbiamo voluto dare un presidio diverso. Il fatto di avere delle persone che per un'intera serata erano là a divertirsi, a parlare, a mangiare assieme, sostenendo un progetto e comunque con un obiettivo di sostenibilità per un'area che aveva avuto dei problemi. Questa Green Station vuole portare l'attenzione sulla scoperta del territorio, della sua storia, quindi percorsi su tematiche che magari non sono sentite. In questo caso, ad aprile, un mese dopo quella biciclettata, abbiamo fatto
dopo quella fagiolata abbiamo fatto una biciclettata alla scoperta dei luoghi della resistenza e dei luoghi del territorio. Questo è il mulino di Belfiore, a pochi chilometri di distanza, e siamo arrivati fino a Porto Gruaro, appunto ripercorrendo quella che è stata la storia, le vicende durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa Green Station vuole sostenere il turismo lento, come ho detto prima, l'interscambio bici-treno e la valorizzazione del territorio. A giugno abbiamo fatto una intera giornata treno più bici più barca, siamo scesi fino a Caorle, abbiamo visitato il borgo di Cacorniani e siamo risaliti lungo il canale di Cesole e poi il fiume Lemene con questa barca che ci ha riportato indietro con le bici. Abbiamo sostato in due aziende agricole del territorio assaggiando i loro prodotti e abbiamo portato persone anche da Venezia che di questo territorio non avevano proprio conoscenza. E per esempio anche nel mio caso era la prima volta che visitavo questo borgo di Cacorniani e non l'avrei mai conosciuto se non ci fosse stata un'iniziativa di questo tipo. Questa è la partenza della nostra Green Station, come si vede appunto era possibile arrivare in treno e come queste persone di Venezia hanno fatto e ripartire da là in bici con noi. Questo è il borgo di Cacorniani, vicino a Caorle. Questa è stata la risalita del canale di Niceso, quindi della laguna di Caorle, riportandoci dietro le nostre bici. Questa è stata la sosta nella seconda azienda dove abbiamo pranzato con i prodotti di questa azienda. E questo è stato il rientro a Porto Gruaro. Da là era possibile o rientrare in bici attraverso le bonifiche fino a Sostino oppure prendere il treno, quindi un intero percorso che era possibile fare senza dover prendere in mano la macchina. Un altro obiettivo di questo luogo è animarlo portando persone, facendo incontrare le persone. Qua è sempre un'attività di giugno, Dottor Bike con Lega Ambiente Padova, quindi fare un corso sull'utilizzo, sulla riparazione della bicicletta, in questo caso con alcuni richiedenti asilo che sono ospitati a San Donà di Piave. Quindi un pomeriggio di attività e di educazione su tante tecniche anche abbastanza avanzate, diciamo, non solo riparare una foratura ma anche sistemare i freni, sistemare manubri e sellino, proprio nell'interesse di avere anche delle biciclette poi in ordine anche per noi, per la diffusione nel territorio. Il Comune di Sostino ci fornisce le biciclette che per più di un anno sono rimaste ferme, quindi non sono state rivendicate dal proprietario e verranno riparate, questo progetto sta appena partendo, e ridistribuite alle persone bisognose del luogo. Questa è stata invece la cena finale sia con i richiedenti asilo sia con i ragazzi del campo di volontariato di Lega Ambiente internazionale, quindi ragazzi da tutta Europa, e di nuovo questo luogo si è animato, non è stato più un punto di passaggio ma è stato un punto dove le persone si incontravano e si fermavano. Questo è stato il primo anno e adesso siamo pronti per partire con il secondo. Molto bene. E la pagina Facebook come si chiama? Si chiama Green Station La Livenza. Ah, ok, bene, andremo a cercarla.